È un addio definitivo quello tra Chicco, in arte Chicco, Nalli e Tina Cipollari, coppia salita agli onori della ribalta grazie all'enorme popolarità dell'opinionista di Uomini e Donne. Qualche settimana fa, alcune immagini svelavano che i due, dopo la rottura risalente alla fine della scorsa estate, vivevano ancora insieme, separati in casa per amore dei figli. I fan che speravano in un ritorno di fiamma, però, resteranno delusi. Come ha spiegato Nalli al settimanale Chi, ora non vivono più insieme. Ho trovato una casa e la sto arredando, il trasferimento è questione di giorni. Vado a vivere vicino alla scuola dei miei bambini e avrò la mia privacy, com'è giusto che ce l'abbia Tina. Io e lei non siamo due nemici, anzi siamo diventati due amici. Chicco Nalli e Tina Cipollari sono dunque in ottimi rapporti, dopo aver sancito la fine di un amore durato ben 16 anni. I due si sono conosciuti nel 2002 nell'ambito di Uomini e Donne, si sono sposati nel 2005 e sembravano inseparabili sino a pochi mesi fa, anche in virtù dell'amore per i loro tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. La fine della vita insieme e della condivisione della stessa casa non impedisce loro di essere genitori uniti come prima. I ragazzi vivono la situazione con serenità, ha spiegato Nalli, perché adottiamo il giusto meccanismo, siamo presenti e quando si tratta di parlare con i loro professori a scuola andiamo tutti e due. Ormai personaggio inscindibile da Uomini e Donne, la Cipollari ha ufficializzato la sua condizione da single, proclamandosi nuova tronista, in cerca di un uomo tra i 50 e gli 85 anni. Alla base della separazione, dunque, non ci sarebbe alcun tradimento. Anche Nalli, noto artista ospite di molti programmi TV, ha confermato come non ci sia nessuna donna nella sua vita al momento. È presto. Non ho ancora nessuno, ma mi farebbe piacere in futuro avere un'altra storia. L'esperienza matrimoniale è stata molto bella perché ho avuto accanto una donna intelligente, scaltra, forte, una donna che saprebbe apprezzare la vita anche senza un uomo. Chi se ne frega?